Ciao a tutti e bentornati a Mutant Year Zero. Siamo esattamente dove eravamo rimasti la volta scorsa. Ho deciso di fare ancora un mini tentativo di portare a termine un risultato, anche se la vedo un pochettino grigia. Magari provando ad ammazzare il cacciatore per poi rinchiudermi tra queste rovine al chiuso per vedere se riesco a portarmi a casa qualcosa. Ora, visto che tanto mi sgamano comunque, ho deciso di sbattermi nel cazzo e di sparargli addosso tutto quello che ho. Un po' di critico. Un altro po' di danni. Fantastico. Peccato che non gli abbia fatto il critico. Non gli ha fatto un cazzo di critico. Due chance che gli faccia il critico 100%. Proviamoci. Il critico non glielo fai, comunque gli fa troppi pochi danni per fare un critico. Bene, l'ha tirato giù. Molto bene. Ora questo chiamerà. Poi ci farà un male cane. Ci spara, fa dei danni, ma non lo uccide. Arriva il macellaio. Lo sciamano chiama, perfetto. Carro armato si muove. L'unica cosa buona è che in tutto questo non è arrivato, non sono arrivati altri stronzi. Per favore, Dux, fammi un bel giochino, tipo ammazzarmi lui, va. Perfetto. E uno intanto l'abbiamo tirato giù e ce lo siamo tolto dalle palle. Ora, tu, Selma, vieni qui dietro e vedi un po' se riesci magari a prendermi qualcuno. Tipo lui. È a vuoto, ovviamente, non era molto facile. Tu, vieni qui dietro. E da lì. Oh, la vedo grigia, vero? Sì. Allora fai una bella cosa, fai che ricaricare. Tanto il macellaio deve arrivarci a contatto per far del danno. Quindi verrà sostanzialmente a ripararsi. Sta arrivando anche lo sciamano. Riparo completo. Il carro armato viene lì. Continua con a proteggersi. E di qua arriva la gentaglia. Saccheggiatore, il macellaio e l'altro saccheggiatore. Va bene. Ora, partiamo da te. Perché mi dai nessuna probabilità di colpire? Il 5%. Poi da lì ovviamente non lo prendi. Solo che ho paura che poi da lì tu ti fai ammazzare. Ma cazzo, l'hai preso? Grande! L'ha anche, credo, tirato via dalla protezione in questo modo. Oh, ricarica. Però visto che tanto gli facciamo lo stesso danno e siamo abbastanza vicini, sparagli con questo. Gli hai fatto anche del critico. Ma sei un fantastico. Ok, spara con questo. Tanto sparare con l'altro è inutile. Bene, andato giù. Ora ho problemi per lui, in realtà io. Cazzo. Va vuoto, benissimo. Adesso dobbiamo cercare di far fuori lo sciamano, prima che arrivino. Cosa ha fatto? Ha sparato a chi? A vuoto. Ora, tu, fai una bella cosa. Nasconditi. Ah no, Covaccia ti fa terminare il turno. Allora fai che sparagli, ma non con quello ovviamente, ma con questo. Benissimo. E tu invece vai in un punto di protezione migliore. Oppure fai una bella cosa migliore ancora, ricarica. Riportata, porca puttana. Potrei ricaricare anche questo. Avrei dovuto usarla. Allora vieni qua dietro anche tu. Perfetto. Così dovresti essere non proprio prendibile. Facciamo una cosa. Ricarichiamo questa, la pistola antica.
Lo prendi? Sì, mentre con l'altro gli fai lo stesso danno, ma devi poi ricaricarla. Allora sparagli con quella. Perfetto. Certo, lo sciamano è un grosso problema, però... Povera Selma. Povera Selma. Carro armato sfonda roba. Sfonda altra roba. E cazzo, mi ha tirato giù anche lui. Ma siamo pazzi? Ma quanta roba fanno? Sì, vabbè, improponibile. Già morto. Sì, vabbè. Spara pure all'altro, ma... Vieni pure lì. Ma tanto l'altro poi mi ammazza. E quindi finisce qua. Fantastico. Lo sciamano mi spara. E probabilmente mi ammazza. Ah, mi è andato a vuoto Dax. Cazzo, il macellaio mi ha ammazzato lui. Oh. Usa il medikit su Selma. Così intanto ti sposti. Oh, non posso sparargli. Spara al macellaio, va. È già un pochettino più utile. ...25% critico. Ok, così magari riusciamo a far sopravvivere lui. Ok, è andato giù anche il macellaio. Il mio problema è lui, eh. Guardate sto carro armato quanto è grosso. Cosa gli faccio io a sto carro armato? 2 di danni. Lui me lo ammazza. Vabbè. Niente, è andato giù. Posso anche usarli tutti, ma tanto non ho modo. Qui sta arrivando un saccheggiatore che spara. No. Carica partita. Non è fattibile questa parte, in questo modo. Assolutamente non è fattibile. Io, come potete vedere, ci ho provato. Non attiro i cani, non rompo le palle a nessuno. Però non si possono ammazzare questi. Non è veramente fattibile in nessun modo. Oddio, potrei provare ad ammazzare... Invece che loro... Cazzo. Potrei provare invece che ammazzare loro... Ad ammazzare prima lui là dietro. Però lo sciamano come cazzo lo ammazzo? C'ha molti più punti vita dell'altro, tra l'altro. Avrei bisogno di parti per armi per potenziarmi un pochettino. Quel carro armato lì che è la merda. Perché sicuramente verrà su e farà un sacco di danno. Vediamo se qua dentro c'è qualcosa di utile. Tipo... parti di armi da potenziarmi ancora un pochettino qualche altra arma. Qua c'è un cane della zona, 24 punti, ferita. Niente qui possa fare di utile. Andiamo fin laggiù. Buildings usually go up. This one's going sideways. Questo si estende ai lati. Altri rottami. Ho bisogno di parti per armi. Per potenziarmi un poco. Per carità, sto trovando rottami per comprare un bel po' di medikit e usarli, però, dovrei già sprecarne 3 solo per far tornare loro in vita, al massimo. Oddio. Come faccio? Potrei salire sopra sfruttando il piano elevato. Però dovrei metterli da più parti. E poi che gli faccio? Niente, perché tanto lui salirà sopra e mi farà un culo a capanna. Non saprei neanche bene cosa fare in realtà. Perché se qua provo a ammazzare questo cane, loro lo sentono. Se io non ammazzo il cane, sapete che c'è? Andiamo a farci un giro a vedere se ci siamo sbucati qualcosa. Ok.
perché altrimenti non saprei come altro fare. Questa zona l'abbiamo tutta esplorata. Allora, io mi faccio un giro, vedo cosa trovo da esplorare e poi ripartiamo se ho trovato degli oggetti per potenziare un po' le armi. Ok, dopo aver girato tra queste location qua e non aver trovato nient'altro che dei gran rottami e qualche pezzo di arma, alla capanna di Amon mi sono ricordato che avevamo ancora degli avversari da abbattere, cioè dei cani, che prima avevamo qualche problema da abbattere, adesso non dovremmo più avere perché sono diventati ammazzabili silenziosamente. Quindi, hop, pazienza che mi hai notato, tanto morirai. Perfetto. Dunque 1 e Dunque 2. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Certo, la cosa più utile di tutte sarebbe trovare due oggetti speciali che ci permettono di potenziare, di aumentare di 1 il danno a tutti. Però la vedo un po' grigia, molto grigia. Molto molto grigia. Oh, tanto salgono tutti di livello. Mi sembra più che buono. Vediamo se c'è qualcosa da sbloccare di interessante. 5 punti disponibili, siamo ancora ben lontani. Quando spari da una postazione nascosta. 2 punti disponibili, 3 punti disponibili. Niente. Andiamo avanti, va. Qui però non c'era proprio niente da trovare. Non sto trovando nulla. Insomma, l'unico avversario che ho trovato da eliminare fino adesso era quel cane, ma insomma, non era un grosso problema da eliminare. Oh, dico, rottami. Sa, io torno a cercare. Ok ragazzi, vi faccio vedere dove sono. Ho girato tutte le zone che abbiamo già passato e non ho trovato, sono arrivato a qua, a 58 componenti per arma, porco cane. Me ne mancano 2 per potenziare un'arma. Potrei poi comprare dei mirini. Tutto però non ho trovati di più altri. Quindi, ora, l'unica possibilità che ho e venire a vedere questo luogo inesplorato che avevamo lasciato indietro perché è troppo grosso. Non voglio conquistarlo, non voglio trovarci un milione di cose, voglio semplicemente trovarci 2 componenti per arma. Mi basta uno, me ne basta uno, uno solo. E, mica, poi c'è un livello 45 laggiù in fondo, addirittura, porco cane. Insomma, trovassi dei cazzo di componenti per arma, dovrei riuscire a risolvere il problema di potermi fare le armi nuove. Poi, cazzolina, ci giochiamo un pochettino sui critici. Cerchiamo di potenziare la possibilità di fare critici. Li mettiamo in posizione da poterli fare sempre. C'è un complesso sotterraneo. Speriamo che fosse tipo il NORAD, queste robe qua. Quindi pieno di armi. Perché l'unica cosa che mi interessa a me è quello. Dove cazzo sto andando adesso? Là c'è qualcosa, ma... Oddio, quella roba lì, secondo me, ci apre il culo. Minchia. Indaga. Cos'è questa roba? Ah. Bomba. No, io non voglio la bomba, voglio componenti, neanche rottami, no? Tonnellate di rottami, voglio dei componenti per arme. Vabbè, illumina, tanto di qua non c'è niente, direi. Dimmi, rottami, porco cane, pure comuni, quindi solo 4. Io ho bisogno di componenti per armi, ragazzi. Altri rottami, rottami in quantità illimitate, praticamente. Che bella arma di distruzione che era questa. Ma non è che questa Mimir, ecco, lei che ha scatenato tutto il caos che ha portato alla guerra atomica e a questo mondo? Chissà. Rottami, questi me li ero persi all'andata. Io ho bisogno di componenti per armi. Ne ho un bisogno spassionato. Facciamo prima un attimino di passaggio, ma di qua sono già passato. Non c'è un cazzo, porco cane. Ho bisogno di componenti per armi. Non voglio inoltrarmi in questo finimondo che c'è qua dietro. Sicuro che ci saranno dei mostri allucinanti. Oddio. Oh, 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 oh. C'è qualcosa? Sicuramente c'è qualcosa, ma non lo vedo. Someone busted in here recently. There might be some of our rothead buddies down there.
Qualcuno i nostri amici dalla testa marcia. Sto andando a incastrarmi. Qua c'è una specie di tana. Cos'è sto posto? Ah, qui si entra proprio dentro. Vediamo se c'è ancora qualcosa fuori. Che alla fine è il motivo per cui sono qua. Sono dei componenti per arma. Che però, a quanto pare, intorno non trovo. Oh, pistola rotta, finalmente. Ho trovato i componenti per arma che cercavo. No, sì, non volevo andare nell'area da livello 45, assolutamente. Turno Andreva. Torna solo indietro. Quella al posto con tanto di simbolo del diavolo post-nucleare, direi che ce lo possiamo evitare molto volentieri. Per favore, torna pure al labirinto del marcio, sì. Teoricamente adesso dovrei potermi permettere di potenziarmi l'arma. Quindi l'obiettivo che avevo, ce l'ho. L'ho raggiunto. Oddio mio. Avrei bisogno di componenti che aumentino i danni, quello sì. Dove cazzo siamo finiti? Ah, siamo tornati dove eravamo, perfetto. Andiamo a vedere là sotto cosa possiamo trovare. Io ho grossi dubbi che riusciremo ad affrontare un'area così. Però un'occhiatina non costa niente darla. Io direi di spegnere. Non dico di aver paura, però, insomma, un pochettino sì, magari, dai. In quest'area finora non c'è stato un solo mostro, nulla. Cazzo, non facciamo rumore, amici. Ok, questo posto è come l'Arca, ma qui la gente è stata sterminata. Cazzo. Rottami. Non interessano i rottami. Ne ho veramente tanti. Oddio, qualcuno sì, perché magari ci possiamo comprare dei potenziamenti per le armi. Però, una pistola rotta. Questo sì, invece, che mi interessa. Bene. Razzo chimico. Ma dietro c'è della roba. Saranno dei rottami preziosi. Rottami elettronici 8. Ma non c'è niente qua. È una zona completamente vuota. Non può essere una zona completamente vuota. Ci deve essere qualcosa da qualche parte da combattere, altrimenti. What kind of bloodthirsty ghouls would kill all these innocent people? This is nuts. Una How bella about vendetta ai loro we culi administer marci. some vengeance on their rotting asses? Se li troviamo You with me? volentieri. Quanto sei incazzato, amico mio? Tanto, eh? Eccoli là. Macellaio livello 35. Ok, troviamo altre cose. Vecchi rottami. Qui c'è un macellaio di merda. Che magari con 14 di danno dovremo riuscire anche ad ammazzare silenziosamente. Che è in un posto dove. Ecco il simbolo che vedevamo là prima. Solo che è in un posto dove non riusciamo a prenderlo in silenzio perché l'altro è troppo vicino. Ora come si guardano? Allora, separali un attimo, va. Guardali che infatti lo vedono. C'è un unico superstite di questa comunità. Ok, macellaio, cacciatore. Andarmi a cacciare qui dietro. Solo che c'è sicuramente qualcosa di grosso anche lì in mezzo. Sa, facciamo un tentativo, non costa niente provare. Non che mi piaccia troppo essere qua, ma. Allora, cambiamo solo un attimo. Andiamoli a piazzare in posti diversi. Tipo te ti piazzerei qui. Te ti piazzerei qui. E te. Boh, sei quella che posso mettere più lontano in realtà. Sto
Solo che da lassù ho paura che mi arrivi qualcuno ancora. Ok. Io farei anche un tentativo, per carità, ma ho qualche grosso dubbio che qualcosa qui ci riesca a fare. Perché se questo qua, come immagino, 5 di danno. Sparagli. E tu là dietro, storicamente potresti anche ucciderlo, però poi gli altri se ne accorgono di noi. Non se ne sono accorti. Che culo. Ma che culo. Non se ne sono accorti. Era proprio al pelo, eh. Probabilmente messo apposta proprio per evitare che... per permetterti di ucciderlo senza che qualcuno se ne accorga. No, direi che però andare a prendere gli oggetti è oltre le nostre possibilità. C'è un cacciatore livello 35. Un Pyro Ghoul. E poi qua sopra c'è ancora qualcosa, ma non capisco cosa sia. Un altro cacciatore livello 35. Ah, potrei andarmi a cacciare qua dietro. Ma qui c'è un'altra pistola rotta. Solo che vuol dire aprire le danze, qua. Che cazzo ci avevi acceso quello, stronzo? Oddio, vediamo un poco. Spegniti? Che cazzo stai qua con la roba accesa? Sì, li vado a mettere in un posto un pochettino scomodo perché di qua rischio di farmi prendere senza tanti dubbi né problemi. Però, bah, insomma. Vediamo un poco. Tenda imboscata. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Partiamo da lui. Ah, tra l'altro lì è fuori portata. In realtà magari ce la facciamo. Esci dalla battaglia un attimo. Magari con un... ma però non riusciamo ad ammazzarlo. No, il problema è quello. Sì, ce la potremmo anche fare. Ma non riusciamo ad ammazzarlo. Ah no, lui che devi prendere, amico. Sei punti di danno fatti. Va a 18. La nostra amica Selma. Critico gliene fa poco. Ok, e tu? Per carità, tanto vale che gli fai male. No, non l'hai neanche preso, porca puttana. Ce ne sono tre. Ah, ma uno è un coso. Ah no, allora aspetta. È inutile perché tanto se uno è uno di quelli lì bisogna ammazzarli subito. Perché se quelli lì non si ammazzano subito, tanto vale non combattere. Ci dovrebbero essere ancora quindi due cacciatori e uno di quelli che richiamano. Vediamo un poco. Il labirinto del marcio. Vedete, ci sono due cacciatori, uno sopra. No, ce ne sono quattro ancora. Due cacciatori, ok. Poi c'è uno che richiama. E uno che, boh, chissà cos'è l'ultimo. Non si vede, tra l'altro. Lo sciamano, il cacciatore. Il medbot. Solo perché altrimenti mi tornano qua. Riunisci. Iniziamo ad ammazzare il medbot. Che mi sembra la cosa più furba. Allora, salva partita. Va bene, c'è anche un oggetto speciale lì. Lo intravedo, rottami elettronici.
Ok, adesso si può fare. Tu 100%. Ah, cazzo, è tanto vicino quell'altro però. Mi sa che ci sgama. Spara. Perfetto. Ok. Sì, tu sparagli. No, vai in un punto dove gli puoi sparare fondamentalmente. 25% direi di no, 100%. Perfetto. Ok, anche un po' di critico. Mentre tu devi fare questo. Però lo fai magari da un punto dove facciamo 100% di danno. Fantastico. È tanto vicino, mi sente di sicuro. Vediamo un po'. Ma due turni, solo che. Ricarica e proviamo a risparargli. Uno, ok. Fai una cosa, prima ricarica anche tu, a caso mai servisse. E risparagli. Ancora 5 punti danno. Tu dai il colpo finale di ricarica e spara. Ah, gli ha fatto anche un critico. No, però preferisco che me lo uccida lui. Ok, voglio che me lo uccida lui perché deve recuperare poi quell'abilità. Casomai incontrassimo un altro medbot. Va bene, e anche lui è andato. Lì c'è un saccheggiatore. Raccogli il biglietto. La vita nel bunker, giorno 115. Ormai sono mesi che non vediamo la luce del sole. Alcuni di noi mostrano segni di carenza di vitamina D e non hanno più energia per portare a termine i compiti quotidiani. I litigi sono frequenti. Cazzo, speravo fosse un oggetto serio. Componenti per arma. Secondo me riusciamo ad attaccare anche lui. Perché lui ha 14 punti. Favore, riunite. Venite pure qua. Perfetto. Tendi imboscata allora. Allora, voglio te. Che vieni qui. E gli spari. E uno. Tu vieni qui. E gli spari. Perfetto. E tu l'ultimi colpi. Dovresti teoricamente ammazzarlo. Perfetto. E un altro è andato giù. E teoricamente ci siamo aperti la strada per un po' di tesori. E questo già non è male. Più che altro per poter attaccare lo sciamano direttamente. Là c'è un cacciatore. Ci sono due cacciatori in realtà. Dubbioso. Sì, lui in realtà sarebbe meglio se stesse in una posizione sopraelevata, ma qui di posizioni sopraelevate non ce ne sono. C'è un piroghoul, uno sciamano. Lui. Magari spegni la torcia, va, che ne dici? Lui ti vai a mettere qui dietro. E tu magari vai a metterti ancora più dietro. Solo che io come lo ammazzo quello sciamano? Non so se è una roba fattibile ammazzare quello sciamano. Secondo me. Tendi imboscata. Allora. Ah, come fuori portata? Ok, un po' di danni gliel'abbiamo fatti. Mi è andato a 15. Il nemico mi ha sentito, vabbè, questo lo sapevo già. Attiva, ma non con quello, per favore, ma con questo. Così gli diamo un colpo anche a lui. Proviamo. 7 col danno critico. Solo che lui ne ha 8. Lei ne ha 8 ancora. E quindi non lo prendiamo.
Cioè, lo prendiamo ma non lo ammazziamo. E quindi lui richiamerà quello che c'è da richiamare, purtroppo. E noi siamo abbastanza malmessi in questo punto. Che lui corre, chiama. E arriveranno, ci metteranno 200 turni probabilmente. Un macellaio, un saccheggiatore, un altro saccheggiatore. Solite cose che richiama. Lui non gli fa niente, l'altro gli fa uno di danno. Il cacciatore si protegge e ci spara. Cazzo, quanto danno mi ha fatto. Povero Bormin che adesso muore. Lo so. Ricarica, va. Cazzo, tutte linee di tiro assenti. Tu? Perché non è prendibile sto cazzo di cacciatore? No, ho sbagliato! Vabbè, non importa. Direi che non era una roba fattibile. Torniamo pure indietro. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Ora, torniamo a potenziare le nostre armi. E poi andiamo dove dovremmo andare veramente. A fare un altro tentativo contro i nemici laggiù. Minchia, ma quante cazzo di fatica sto facendo per avanzare di un metro in sto gioco. Un metro, un fottuto metro. Torniamo all'arca, va. Ora, cerchiamo di creare delle armi silenziate che facciano più danno possibile. Cioè, una la potenziamo, e quello ci fa un danno in più, e poi gli aumentiamo il critico. Io non so cos'altro poter fare. Ancora. Vi ho nascosto dei fatti perché la vostra innocenza vi dà speranza e l'arca ha bisogno di speranza? Voi fate domande e io vi darò risposte. Cazzo. Sì, dai, però muoviti, io voglio sapere il resto della storia. Le menti più brillanti dell'umanità costruirono delle basi nascoste. Queste basi si chiamavano enclavi, una si trovava nella profondità della Terra, un'altra in fondo al mare, mentre una terza era in orbita intorno al pianeta. Ah. Le menti più brillanti, rinchiuse nelle enclavi, diventarono paranoiche, quindi ostili, creando delle macchine che facevano tutto al posto loro, mostri di metallo che esaudivano ogni loro desiderio, salvo l'immortalità. Immortality. Le loro macchine sono ancora in vita. No, vabbè. Non è che hai detto molto di che in realtà, eh. Pensavo qualcosa di più furbo. Allora, vediamo cosa possiamo fare finalmente alle nostre armi. La balestra livello 3 lo è già. Pistola antica livello 2. Modifichiamo questa, secondo me. Ok, sì. Potremmo metterci un mirino, più 10% di probabilità di critico. Riduce un po' la portata, ma pazienza. Io ho bisogno di danni, di moduli di danni. Perché qua se no non usciamo, Siamo entrati in un antico edificio pieno di grog, degli enormi tini metallici di grog. Ci è sembrato di morire e finire nello spazio. Ho cercato quel luogo in lungo e in largo ma non l'ho più trovato. E vabbè, mi sembra anche giusto. Non hai dei potenziamenti che mi danno più 10 di colpo critico, più 20 extra portata armi, più 30 portata armi. Mi spiace spenderne un po', però sì, ho bisogno di colpi critici. Dammene pure due, va. È buon. Dovrei essere... va bene, alla prossima, alla prossima. Il bar di Pripe purtroppo non posso potenziarmi per avere dei danni, perché ce ne vanno due, io ne ho addirittura zero. Quindi rendetevi conto.
Vero che uno l'ho sprecato. Però. Allora. Togliamo i danni, lo spazio extra. E mettiamogli invece dei danni. Possibilità di critico. Anche a te. Possibilità di critico. Non è il massimo, me ne rendo conto. Però è quello che possiamo farci. Ok, a presto persecutori. Andiamo pure nella zona. Oh, dov'è che siamo bloccati? Qua, a Serpente di Ferro. Vai pure lì. Allora teoricamente facciamo un pelino più di danni. E se dovessimo riuscire a fare del critico, dovremmo avere un po' più di chance di farlo. Io la vedo comunque molto grigia, eh. Cioè, se questo è il massimo che siamo riusciti a ottenere, francamente è poco. Molto, molto, molto poco. Perché i nemici sono tanti. E quando i nemici sono tanti, l'unica cosa che posso provare a pensare è... Allora, studiamo un attimino. Ora, tu hai... Raggiungi un punto in alto, ce ne frega cazzi. Aumenta la salute. A me piacerebbe farti fare del critico. Quando spari da una posizione sopraelevata. Tu già ce l'hai, 50% di critico quando spari da una posizione sopraelevata. Quindi direi che questo già ce l'abbiamo. Tu non hai dei bonus, ma pazienza. Ok. Quindi direi di provare a separarli. Allora, tu, amico mio, vai a prenderti di là, così aumentiamo un pelino il critico. È ancora 29. Tra un po' potrò potenziare anche l'ultima. Credo che teoricamente qua sopra ci sia sto figlio di puttana del cane, primo cane. Io lo so che qua sopra c'è un cane. Che io posso prendere. A chi? Ah, me lo fa tendere a lui che è dall'altra parte. Ma io non ho lui come primo obiettivo, lui voglio prendere il cane. Che è qua sotto, tra l'altro, ho intravisto un movimento. No, cazzo, era un uccello. A chi dovrei tendere l'imboscata? Ah, il cane, eccolo qui. Guarda, tu per favore bloccati qua dietro. Così non dovresti essere. Riunisci pure. Andiamo. Non sarà facile fotterlo questo qua. 25 punti di danno sono tantissimi. Non ce la faccio. Devo proprio imbroccare una serie di critici senza senso. Tra l'altro lei attualmente non ha al bonus critico se sta nascosta. E lui ce l'ha se sta sopraelevato. Bene. Allora lui lo lasciamo lì sopraelevato. Qui dovrebbe esserci il cane di merda. Tu sei lì. E dov'è il cane però? Si è già spostato. Oh, la pistola rotta. Vediamo un poco. Se te ti metto qui. Ti faccio muovere ancora. E ti faccio avvicinare. Vediamo un poco. So che tra un po' un cane qua sbuca. Eccolo lì, infatti, che arriva. Ok. Ora, quando questo cane verrà a farsi un giro, se tutto va bene, noi lo fottiamo. O quantomeno scopriamo quanto danno possiamo fargli. Che è già un buon cambiamento. Vieni qua, cane. Vieni qua, cane. Dai.
Appena lui si sarà avvicinato ancora un poco, vieni ancora un poco, se no l'altro non ti prende dall'alto. Ok. Ambrodo. Attiva. Sparagli. Come fuori portata. Merda, merda. Aspetta però, no, io voglio sapere lui. Lo prendi, 100% di critico. Fantastico. Non che gli fai tanto danno, ma insomma, meglio di niente. 7, però 7, che cazzo gli facciamo con 7? Niente. Critico 55%. E l'ha anche mancato! No, vabbè. Critico 35, però alla fine si tratta di un danno in più. Anche l'avessimo preso non l'avremmo ucciso. Dove vai tu? Cazzo, sei venuto su? Cazzo! Stalk down. Ah, arrivano i cani però. Qua solo i cani si stanno muovendo. Quindi forse avrei potuto attivare solamente questi cani. No, però così non riesco ad andare a salvare l'altro. Allora aspetta. Quindi agendo silenziosamente, lui attiva solamente i cani. Solo che sale su e mi ammazza lui. Che non va assolutamente bene. A meno che non gli potenzi un pelino l'armatura. Proviamo un attimo. Se a te invece che quella da Piro ti do questa, teoricamente dovrei tendi imboscata. Attiva. 75% critico 100. Dai che lo prendi. Perfetto. E poi te ne rimani lì dietro. Così lui di legge non ti arriva. Critico 55. Perfetto. Solo che da lì mi sa che la vedo grigia. Perché devo sparare un colpo di questo, ma il colpo di fucileria me lo sente quello là. Se no, proviamo a sparaglielo ancora silenzioso. Dai. Arriverà l'altro. Così attira solo i cani, se tutto va bene. Non attira i mostri. Cioè i mostri, i ghoul. E se arrivano solo i cani, secondo me ce la facciamo ancora. Cazzo, abbiamo ucciso Selma. Tutto bene. Arriva un cane della zona e arriva la mamma cane. Che è il grosso problema più grosso in realtà. Cane madre della zona. Allora. Tu. Da lassù. Nessuna munizione d'arma in dotazione, ma se ricarichi, ci arrivi. Come fuori portata, figlio di puttana, come fuori portata? Bastardo. Ok, spara e ammazzalo. Oppure facciamo prima guarire lei e poi ammazziamo il cane. Che mi sembra la cosa più furba. Perfetto. E tu sei andato. Bene così. Bene così. Tu ricarica. E poi vieniti a proteggere qui dietro. Bisogna di portare i cani in posizione dove quell'altro gli possa fare del male. Cazzo, ne arrivano altri. Vabbè, se ne arrivano altri siamo morti, ragazzi. Non c'è poco da fare. Guarda quante ne stanno arrivando. Una valanga.
Quindi la teoria era buona, la pratica molto meno. Oh, Dio, 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 Dio. Minchia, quanto sta venendo di nuovo lungo questo video. Direi che tra poco potremo terminare qui. Non è stata una puntata molto concludente, ma insomma, io non so più obiettivamente cosa fare. Trovati a fare un giro, tanto qua ormai. Questo stronzo ci segue, ma... ho bisogno di fare cose più utili. Vediamo un poco. Oh. Se andassi di nuovo dall'altra parte a provare a far fuori il cacciatore... tanto ho lo stesso numero di punti vita. Se non va giù lui, non va giù neanche il cacciatore. Tanto più che non riesco neanche a fargli del critico. E il problema non è il cacciatore. Il problema è... l'altro stronzo. Andiamo un poco. Perché qua c'è un cacciatore che... raccogli il biglietto. Qualche sera fa la mia cricca stavamo giocando ai dadi da Prip. La fortuna non era dalla mia, non facevo tanta attenzione al gioco. Notai che Prip stava parlando a bassa voce con un cliente losco. Parlavano fitto fitto. A un certo punto gli occhi di Prip iniziavano a brillare di entusiasmo. Quando sentì uscire le parole antico deposito di Grog, a quanto pare a sud c'è qualcosa di molto interessante che varrà la pena visitare. Ah, quello di cui ci aveva parlato la tipa. Fico. Peccato che non ci arriveremo mai a sud. Che moriremo prima. Ma di morte brutta. Ma brutta, brutta, brutta. Io non so come fare per arrivare a quel punto. Tendo un'imboscata a sto cacciatore. Il problema è che anche se gli tendo un'imboscata, lui c'ha 24 punti. Io non gli faccio una sega a questo che ne ha 24 punti. Potrei andare a uccidere quello, ma lo sciamano ne ha anche 24 lui. I cacciatori di là pure. Insomma... sto potenziando delle armi per niente, perché tanto non riesco a raggiungere un livello tale per poterle ammazzare. E se non riesco a raggiungere un livello tale per poterle ammazzare, insomma, è assolutamente inutile quello che sto facendo. Oh, qua c'è un cazzo di cane. Come sei arrivato qua, cane? Ah, sei quello che c'era dall'altra parte. Sono solo fatto il giro io completo. E se ammazzassi la tipa? Il super cane lì? Questo super cane di merda qui andasse ad ammazzare il cane madre della zona. Che tra l'altro bloccano il passaggio per andare avanti. No, direi che tu non puoi alzarti in questo momento. Appena lui se ne va, tu potrai alzarti. Ok. Facciamo un folle tentativo di uccidere i cani. State arrivando? Ok, perfetto. Ora, io come faccio, però, a fargli del danno a questo stronzo? Forse siamo abbastanza lontani perché non si sentano gli altri. Facciamo un ultimo tentativo. Tra l'altro, facciamo un ultimo tentativo cambiando un briciolino l'inventario. A te. Togliamo questo. Danno critico 8, probabilità di critico 15. Danno critico 6, probabilità di critico... ha una portata minore. No, vabbè, ma tanto inutile. Tu vieni a nascondere anche tu.
magari qui dietro. Tanto anche se becco tutti i critici possibili e immaginabili, ragazzi, io c'ho veramente nessuna chance di fargli male. Tendi imboscata. Sparagli. Ok, un po' di danni gliel'abbiamo fatti. Il nemico mi ha sentito, ne sono molto contento. Basta che non mi abbiano sentito quelli grossi. Poi se mi hanno sentito loro, guarda, lo do abbastanza quasi per scontato. 50%, 50%, 50%. Dai, proviamoci. Se andasse di culo. No, sbagliato mira, porca puttana. Sparagli, va. Va bene. Non abbiamo fatto tutto sto casino, ma pazienza. Turno nemico. Tu non richiamare solo... Me l'hai buttato giù. Qui sta arrivando. E qui sta arrivando. Ora. Vai a proteggerti tu qua dietro, va. Danni a lui. Critico 10%. Peccato, se no andava giù. Butta giù lui. Arrivano loro. Non me l'ammazzare, per favore. Assorbiti. Assorbiti, fantastico. Tu inizia ricaricando. E poi ammazza lui. Oddio, lui è andato giù finalmente. Puttana. Assorbito uno, assorbiti due. Lui si rialza. Iniziamo a sparare a questo, va. Uno. E poi tu, amico mio, prima ricarichi. E poi gli fai un buco a sto cane che se lo sognerà fino a domani. Bene. Bene. Adesso si rialza anche lei. Assorbiti. Minchia, un muraglione. È un muraglione lui. È un muraglione. Ricarica, grazie. Sparagli. Oh 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 oh. Quanto ci siamo messi bene. Ok. Non ci credo, non ci credo. Per favore. Boom. Bene così. E ormai si è incantato a cercare di fare del danno a lui. Ma non ci riesce. Comunque abbiamo vinto. E lui va giù. Oddio. Minchia, l'abbiamo seccati tutti. L'abbiamo seccati tutti finalmente. Oh, finalmente. Rottami comuni. No, stavo prendendo della roba. Io non volevo andare avanti. Oddio. Non volevo andare avanti in questa zona. Ci sarei andato dopo. Che però sarà di livello 35, quindi assolutamente impraticabile per me. Ci sono un sacco di tesori che aspettano solo di essere raccolti. Sì, ma io volevo ancora di raccogliere i tesori fuori. Comunque, ragazzi, oh, finalmente, a fine puntata, ce l'ho fatta incredibilmente a trovare un posto dove poter passare, dove poter andare avanti. Questo gioco è veramente molto peggio del primo Commandos, che già aveva dei bei giochini divertenti. Mi fammi solo prendere sti cazzo di rottami, ti spiace? Ok. Oh, incredibile, siamo riusciti a passare e andare avanti verso i campi metallici. Quelli là non riuscirò mai ad ammazzarli, dovrò tornare indietro probabilmente quando sarò molto più forte, ma lo faremo un'altra volta, insomma. L'importante adesso era aver eliminato questi dannati cani, e già questo l'abbiamo fatto. Poi, oddio, cosa riusciremo a fare in futuro? Lo si vedrà. Però già solo aver eliminato questi cani, guardate, a me dà una soddisfazione immensa, infinita. Bene, ci vediamo domani, andremo avanti, andremo verso i campi metallici e vedremo se riusciremo finalmente a trovare qualcosa di decente, delle armi decenti, più forti, che ci permettano di affrontare
i nostri avversari. In realtà trovassimo anche due oggetti speciali ci darebbe un punto in più di danno, che insomma, chi ci potrebbe sputare sopra. Bene, a domani. Ciao ciao.